video potrai vedere come preparare una torta tiramisù, quindi tutta la bontà del tradizionale tiramisù in veste torta. L'unica differenza sta nel fatto che, anziché usare i savoiardi, userò il pan di Spagna e le uova pastorizzate. Ma ora vediamo insieme come si prepara. Per preparare la crema al mascarpone occorrono 6 tuorli con 60 g di zucchero e lavoro con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Poi aggiungo 15 ml di marsala, che a mio parere ci sta benissimo, ed ora preparo lo sciroppo di zucchero che pastorizzerà le uova. Quindi metto 100 g di zucchero, 60 ml d'acqua e faccio bollire fino ad arrivare alla temperatura di 120 gradi. Se non hai un termometro da cucina, puoi comunque riconoscere la temperatura giusta quando lo sciroppo inizia a cambiare di colore. Non deve brunire troppo e appena inizia a cambiare di colore è pronto e lo versi subito nell'impasto, poiché sarà proprio questa temperatura che pastorizzerà le uova. Continuo a mescolare fino a che il composto si sarà raffreddato. Poi aggiungo 400 g di mascarpone e in ultimo aggiungo 300 ml di panna montata vegetale già zuccherata, la amalgamo con delicatezza e la aggiungo un po' alla volta. Ok, ora assemblo la torta con 3 dischi di pan di Spagna aromatizzati con vaniglia e limone, la crema al mascarpone e 200 ml di caffè che ho fatto freddare, ossia 2 moka da 4 persone. Se hai una moka da 8, meglio ancora. Quindi, uno strato di pan di Spagna che va bagnato con il caffè, uno strato di crema al mascarpone, un altro strato di pan di Spagna bagnato con il caffè, ancora crema al mascarpone, pan di Spagna, caffè. In ultimo ricopro tutta la torta con la crema al mascarpone, lasciandone un pochino da parte per le decorazioni sopra. Non devo lisciarla alla perfezione sopra, tanto poi farò una decorazione con la forchetta. Queste sono codette di cioccolato che vado ad attaccare sulla base del bordo. Per farle aderire faccio una leggera pressione. Ed ecco, con la forchetta faccio delle ondulature. Una generosa spolverizzata di cacao amaro e con la crema rimasta faccio dei ciuffetti. E la torta al tiramisù con uova pastorizzate è pronta. Ci vengono 16-18 porzioni. Prima del caffè, soddisfazioni in cucina. Ti ringrazio per la visione.